sono frequenti in queste favole, soprattutto le rose. Poi ci spiegherà che cosa rappresenta la rosa, perché è ricorrente, ma anche ve lo dico io cos'è la rosa. Quelli, esatto, quindi io sto preparando il discorso, ma anche quelli degli alberi di pesco, di mandorle, di ciliegio. E un cenno va fatto, come commento, al lessico. Il lessico è appropriatissimo in quanto valorizza colori, suoni, silenzi, profumi. Veramente un lessico che dà viva, che rende viva le immagini. Ha il carattere però questo lessico del linguaggio orale, narrativo, proprio secondo la più genuina tradizione di questo genere letterario, con espressioni fatiche appropriate, quasi del gergo familiare. Il linguaggio che emerge è colloquiale. Spesso l'autore, nel corso del racconto, si rivolge al lettore con il voi o dandogli del tu. Questa ultima espressione è utile averla sottolineata. Perché? Perché rivolgersi al lettore col voi o col tu significa rompere l'illusione scenica del racconto. Infatti, questo mondo delle fiabe è volutamente guardato con bonario distacco. Ad esempio, si parla dei personaggi della tradizione con un certo realismo ironico. Si parla della corte di Re Artù. Bene, si dice, parole sue, i cavalieri sono ormai vecchi e stanchi. L'ancillotto aveva messo su una pancia che non riusciva nemmeno ad allacciarsi una scarpa. Parsifal si era ingobbito. Tristano aveva l'asma. Camelot sembrava un ospizio per anziani. Vedete il distacco, l'ironia con cui guarda alle favole. L'autore volutamente mette in guardia il lettore che si tratta, con, ripetutamente lo fa, che si tratta di favole da tenere distinte dalla quotidianità. E questa è una costante in tutti i racconti, per cui frequente, ripeto, è la rottura dell'illusione scenica. A ricordare un mondo reale opposto a quello della favola. Talvolta qualche espressione ironica, quasi fuori scena appunto, quasi ad invitare a scendere coi piedi per terra, sulla realtà, per sorridere e far sorridere. Con qualche espressione di duro realismo, a pagina 18 si dice: nessuna cosa dura per sempre. Le favole è il mondo dove le cose sono eterne, i sentimenti, eccetera, eccetera. Nessuna cosa dura per sempre. A pagina 55. Ma le cose non sono mai semplici, anche nelle favole. Addirittura non manca il riferimento alla nostra realtà, al nostro territorio. A pagina 47 si dice: l'ognomo fetore, è il nome di questo ognomo, inquina tutta la valle, più della strega Ilva. Distrugge ogni pianta creando intorno a sé il deserto, proprio come l'Ilva. Vedete questo saper tenere la distanza fra le favole e la realtà. Ora, vediamo un po' al contenuto. Pur articolato in tante narrazioni diverse, tutto il mondo, per cui accetta, diciamo così, in maniera più, come dire, accondiscendente il passare del tempo, che non perdona nessuno. Però capite bene, uno che è stato paragonato a Steve Rives, che è stato un campione italiano di bodybuilding, che ha fatto dell'armonia del corpo,
vedere, scrivere questa cosa ci è voluto molta forza e molto coraggio. Quindi Gigi immagina questo bellissimo dialogo tra lui e il suo lui, ma a questa età, non all'età bella. L'incipit del parla di questo lui che sostanzialmente non risponde più ai suoi comandi. Una volta era arzillo, oggi schiacciato il pulsante non si accende la lampadina e il suo lui non risponde più ai suoi comandi. E c'è un dialogo, che l'incipit della poesia è malinconico, e però il resto è esilarante. In vero il tempo la beltà cancella. Vi rimanda a una poesia famosissima. Un dì così apprezzato, amato, or desolato, immalinconito e a dire il vero pure ambosciato, per sempre ti ritiri e immergi solitario, solo e pensoso. In un triste oblio, sì, addio a te pure caro vecchio amico mio. C'è poi la tenera risposta dell'amico. Così giorni e notti intere e mesi ed anni, secoli pure, sempre m'hai fatto fa la stessa cosa. M'hai infilato nei posti più schifosi. E ora che vuoi che io ti dica? Giunto ormai il momento infin che io mi riposi. L'amico mio, l'amico tuo di tante battaglie e guerre, un dì così eroiche, gloriose e mai perduto, se ne vuole andare lontano, l'abbandono. Dice, ho diritto pure io alla pensione sostanzialmente, no? No, è inutile che ci provi ancora. Io finalmente me ne vo in pensione. Mi vedo ridere a leggere, guardate. Fammi un'ultima carezza, se vuoi, e poi lasciami stare e addio. Addio per sempre, amico mio. Mi vado infine finalmente a riposare, insieme a quella appassita, rattrappita e ahimè non più utilizzata vecchia rosa, a dire il vero pure puzzolente e spelacchiata. Grazie.